Buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno cari ascoltatori di Crystal Radio. 7 e 8. Sì. Più tardi del solito, sono 7-7, Benissimo, 7-6, quindi benissimo che benissimo. oggi è un po'... Oggi avevi bisogno di quel minuto in più Sì, sì. per... Io lo dico subito in apertura, sotto i pantaloni del pigiama. No, veramente, non sto scherzando. Sotto i miei pantaloni, Sotto i jeans, no, cosa sotto, sei? Sotto i sì, di jeans? jeans, ho i pantaloni del pigiama. Ok, pronto a togliere i jeans e ritornare a letto appena torni a casa? No, non Ah no, ok, posso, no, non non puoi, posso ok, più. no, no. Però ti dico una cosa, l'ho fatto anch'io, questa Sì. cosa, quando facevo la strada contraria a quella che facevi, che fai tu oggi. Quando da giovane Sì. lavoravo in quelli di Lombardia e facevo il turno della mattina, tanto poi avevo tempo per tornare a casa a cambiarmi. Allora partivo con sotto il pigiama, andavo e facevo le 2 ore e mezza che dovevo fare, poi tornavo qua, mi cambiavo e ritornavo lì. Quindi vedi, Perfetto. deve essere quella tratta Che aiuta. che aiuta a fare questa cosa. Voi invece come state? Come va? Tutto bene? Come è iniziata la giornata? Dove siete? Dove state andando? Ditecelo al 331-7853-555. Siamo qua per leggere i vostri messaggi e per appunto fare insieme questa mattinata. Poi Masieri appena si sveglia un attimo, ci legge anche i giornali, le notizie, tutto, quindi Vabbè, come è se... morto Henry Kissinger È vero, nella sì, notte. 100 anni aveva. È morto a 100 anni, cifra tonda. Certo. Ma Henry Kissinger è un pezzo... Non si Dalla può dire un pezzo da diplomazia. 90 in questo caso. No, da Ne 100. aveva 100, infatti. Annalisa, ragazza sola, 7:13 minuti, Crystal Radio. Non abbiamo detto, insomma, abbiamo detto che siamo su Crystal Radio. Non abbiamo detto che questo è Good Morning Milano. Non abbiamo detto che tu sei Lorenzo Che Masieri. tu sei Fabio Ranfi, che ci potete vedere sul profilo YouTube di Milano News, ma ci potete ascoltare anche, oltre, ma anche questo, quando ripetiamo che ci possono ascoltare, Sì? se non lo ripetiamo, cioè loro ci stanno già ascoltando da qualche Sì, potete parte, riascoltarcelo. potete ascoltarci Oppure potete ascoltarci domani mattina. domani mattina, Se per caso cambiate luogo. sempre sui canali social Eh di Milano sì, no, News. ma anche sulla radio. Cioè, il concetto qual è? Che tu adesso sei a casa, ci Ah, ascolti ok. sull'app, ad esempio, Sì. no? Però domani devi andare a fare le unghie ai piedi. E allora? Allora E allora sembra bene sempre esci in, l'app. no, esci, no, esci in macchina. E Ah, allora lì c'è il DAB che ti e lì c'è il aiuta, DAB. capito? Ma se dopo domani invece ti hanno messo il turno quello presto la mattina, quindi sei al lavoro, c'è il Sì? sito. Ok. Capito? Quindi può, cioè, noi ti seguiamo, noi ti Diversifichiamo. seguiamo, sì. Diversifichiamo Cioè, che non. vai, qualsiasi cosa tu debba fare, vai a fare la ceretta, noi ti seguiamo, ti metti l'app nelle orecchie, capito? Cioè tutto, ti seguiamo in qualsiasi cosa. Diversifichiamo. Sì. Perfetto. Questi sono gli impegni che uno ha alle 7:14 del mattino. No, dubito che qualcuno vada a fare le unghie alle 7:14 del No. mattino o la ceretta, però non sa mai. Come dice il direttore Feltri, al posto di tradire, diversifico. Ah, Lui capito, vabbè. disse così e noi diversifichiamo sui mezzi di Tutti quelli che comunicazione. dovevano citare è proprio quello che dovevano citare. Vabbè, Vabbè, l'ha citiamo detto. così. È diventata meme questa cosa qua, Ah, ecco quindi. perché, ecco perché. E noi lo facciamo sui mezzi. Prima di iniziare, siccome oggi per il momento non dovrebbero esserci problemi di traffico sulla mobilità Aspetta, pubblica, l'abbiamo detto, adesso andiamo a vedere. innanzitutto vi annunciamo che, l'abbiamo già detto ieri, che oggi ci sarà Simone Negri per No, c'è parlare solo una deviazione sulla 67 tra Baracca e Mandenere perché c'è stato un incidente tra mezzi privati. Quindi per Quindi c'è incidente tra adesso. mezzo, un Ma incidente. Fa era tra ridere che mezzi lo privati, dica. sì, no, perché dicono non è colpa nostra. Subito tirano sulle mani. Ah, ci sarà Simone Negri per parlare della vicenda Trenord, per restare sul tema della mobilità pubblica e di come sostanzialmente la regione sta affrontando un po' il problema trasporti. Faremo anche la famosa domanda sui 29, quanti erano? 30, no, quanti erano? Milioni di euro Sì? che 18 Ah, vanno solo a Milano. sì, Cioè, proprio. capiremo, capiremo. Intanto ho aperto, come facciamo tutte le mattine, l'almanacco e tanta tanta roba oggi, non so. Quindi il 30 novembre è un giorno Sì, da io almanacco ti pieno. dico velocissimamente. Escono i Pink Floyd con The Wall. Ulla. Esce Thriller di Michael Jackson. Ulla. Nasce Winston Churchill e Però. Fabio Fazio. E muore Henry Kissinger forse. Sì, vabbè, Perché non so se non è no, non so, aggiornato in tempo no, non so se reale. era già passata la mezzanotte o no, però è quello. Forse è Perché stato non in so, forse America, in America credo immagino. di no allora. Però, Non nel senso, so. 29. 29-23, insomma, vicino. Ma pensa a te, però, pensa, adesso dopo andiamo a vedere che data gli danno di morte Henry Kissinger. Però morire il giorno che nasce Winston Churchill per uno come Kissinger, beh, insomma, è una roba. Cioè, due statisti, due politici che hanno fatto la storia del secolo passato.
Sì, ma su piani diversi. Piani diversi, tanto che a chi si è dato un Nobel per la pace gli ha dato. No, sì, però... Poi ho aggiunto anche, mentre andava in giro a fare guerre nel mondo, un po' polemico sono con questa cosa, però... Sì, l'altro non che sia esente da colpe, però comunque il fatto di aver fermato la seconda guerra mondiale, cioè... Quindi almeno quello, diciamo. Sì, si salvano in questa maniera, cioè si salvano, ma sappiamo benissimo che la politica non è così bianco o nero, come invece non è neanche il traffico, luce verde. Maneskin, zitti e buoni. Invece no, noi cerchiamo di essere buoni, ma parlare, perché sennò la gente cambia canale. Intanto ringraziamo la redazione. Cambia canale, una roba da... E chi cambia canale è un truffaldino. Gelappas, oggi ti vedo proprio spento. No, non sono spento, sono proprio in coglione. Okay. No, grazie per la precisazione, grazie mille. Ringraziamo appunto la redazione di Luce Verde, ma il vero punto sul traffico ce lo dà Alberto le mattine, che è puntualissimo. Io propongo che venga assunto a Luce Verde. Puntualissimo, buongiorno amici del mattino, come tutte le mattine ci si sposta per andare a lavorare, oggi piove e come al solito gli spostamenti sono più difficili. Come andare a lavorare, cioè adesso Masieri che dica che vado a lavorare è un parolone, cioè sì, adesso, a parlare un microfono, vieni qua a divertirti, quindi non prima noi sotto i pantaloni, sotto i pantaloni del pigiama, cioè che pigiama dormi, sono curioso di sapere. Beh, normalissimo, non è quello. Non è quello con gli unicorni. No, non è. Beh, io ho dei pigiami natalizi, molto natalizi. Non ce l'hai ancora? Non ce l'hai ancora? No, non ce l'avevo oggi. Magari domani ce l'ho. Ah, ok, va bene. Prego. No, ci sono dei problemi al mio PC. Ah, ok, va bene. Quindi parliamo non di, mi carica le pagine. Parliamo di pigiami natalizi. Allora. Però, parliamo di pigiami natalizi. Sì. E ci sono anche i golf natalizi in questo periodo. Possiamo parlare di qualcosa senza avere le cose precise delle testate. Sì, diciamo cosa a caso. Le interviste. Okay. Saccone. Oggi sappiamo che il prefetto lascia Milano. Sì. Sappiamo che domani inizieranno le iniziative della prima diffusa. La prima diffusa già domani iniziano? Mi pare che inizia a dicembre, no? Il 7 dicembre inizieranno, cioè saranno solo il 7 dicembre la prima diffusa, non lo so. Ma magari domani iniziano però delle propedeutiche. Potrebbe essere, mi ricordo una volta, poi magari sto sbagliando. In pieno centro, sta andando a memoria. A caso, in pieno centro c'è la realizzazione, la costruzione, diciamo, l'albero. Dell'albero di Natale. Ma sai che l'ho visto? I giochi olimpici. L'altro ieri sono passato e c'era già montato, perché lo stanno montando, cioè l'albero è vero, ma lo montano, cioè un po' come fosse del Lego. E faceva ridere perché molto ovviamente partono dall'alto. E quindi c'era la parte sopra che era già bella aperta, a forma di pino vero. Quella sotto ancora tutta legata, quindi sembrava un missile, una roba stranissima. Era tutto stretto sotto, con sopra questa grandissima, un ombrello verde di pino, nel senso che è un pino. Ricordiamo che non sarà sponsorizzato da nessuno, da nessuno, sarà sponsorizzato dalla Fondazione Milano Cortina 2026. Però penso... Non da un privato, penso sia mezza privata, infatti. La Fondazione. Sì. Vabbè, sostanzialmente comunque. Cioè, non da gioielli, estetiste o con bibite energetiche, ecco, diciamoci questo. Cioè, di solito erano questi quelli che di solito... Esatto, e in tutto questo stanno iniziando ad aprire le prime piste di pattinaggio nelle varie piazze. Ho visto un post della Pelucchi in cui adesso dice che è stata aperta una nuova pista. Il 5 si inaugura in Viale Retusa, ad angolo qua quasi con Selinunte, nel senso su quel pezzo lì. Una bellissima pista fatta dal CSI e dal CSV, tante altre sigle dell'associazionismo milanese, e noi saremo lì, tra parentesi, a testimoniare in diretta l'inaugurazione, non solo perché il 5 dicembre è la giornata internazionale del volontariato e quindi la seguiremo come Milano News tutta la giornata, e quindi rimanete collegati, che non sa mai. Poi in realtà dopo dobbiamo parlare anche di un altro speciale che ci sarà proprio qui su Good Morning Milano, ma Parliamo dopo. Sì, ne parliamo dopo, perché bisogna dire le cose per bene, pian piano, non fa confusione. Andiamo avanti passo passo. Adesso quindi andiamo con i Simply Red con Stars. Lucio Dalla con Ciao. 1999. 99. È scritto blu su blu e non si vede niente dell'anno della canzone. Lo devi indovinare. Comunque, infatti, da qui. No.
9. 7 e mezza, 7:34. Per mezz'ora ce la siamo già tolta. No, siamo già Natale. Come Natale. Come Natale, no, in particolare a Bergamo, come ci scrive la nostra amica di Bergamo. Qui Natale è una cosa seria. Dei primi di novembre ci sono già le bancarelle, la pista di pattinaggio, la ruotona panoramica, l'albero in centro e le luminarie appese. C'è pure la ruota panoramica a Bergamo. A Milano non c'è la ruota panoramica. Posso dire, beh, c'è quella dell'idroscalo. Ah, però. È l'unica ruota panoramica che c'è a Milano? Sì. Mi sa di sì. Anche se ho un flash al dentro il Parco Sempione, ma mi sa che è sbagliato. No, nella Parco Sempione forse c'è stata. Sì, no, qua, no, ma vabbè, non fisso. Quando intorno a dicembre mettono, c'è sempre un mesetto in cui mettono le bancarelle, le giostre dentro. C'è un tagada gigante che è l'unica volta che ho fatto quella roba lì, che sale. No, non è il tagada che gira, è quello che sale e gira, fa un casino, sì. L'ho fatto dentro il Parco Sempione. E vomitato. No. Ah, no, okay, non però adesso non lo fa. Adesso sverrei. Ah, adesso non hai più il fisico? No, sicuramente no. Non c'è più il fisico bestiale? Saluto a Carbone. Ho una concezione del rischio diversa, cosa che abbiamo tutti quando si va avanti piano piano. Adesso io non faccio nessuna giostra e urlo come un matto già sul Brucomela. Però sono sicuro, dai. Non so se avete visto che c'è su Instagram che gira un simpaticone che sta a quel gioco che credo si chiami Vertigo, non lo so, cioè che fai su e poi ti sganciano e voli giù, che ti mettono in magatura, poi lui deve schiacciare un pulsante per andare giù e appena finisce di schiacciare dici: ah no, aspetta, c'è un problema, e poi ti schiaccia il pulsante e tu vai giù. Simpaticone. Su Instagram gira di questo tizio. La mia paura. Poi dice: ma perché mi dà questo errore? Non capisco. Aspetta, da una botta tipo per far vedere e questo va giù e questo no, cos'è? Oppure no, ho dimenticato di chiudere là e poi schiaccia. Ma... Proprio per Instagram sostanzialmente penso di non fare più quel tipo di giostre, perché io sono pieno di video di gente che sviene, che saranno capitati a tutti. Sì, sì. L'algoritmo è quello più o meno per tutti alla fine, sì. Si dice, vabbè, però capitano a tutti, quindi è possibile che tutti lo guardino. Tutte queste ragazze e ragazzi che svengono sulle giostre mi fanno venire un timore. Con gli occhi girati, teste che sballonzano a destra e a sinistra. Sì, però prima o poi... Poi ci sono tanti amanti delle giostre. Anche io sono grande amante delle giostre. No, io mai. Però adesso quelle lì non le farei. Però tutte le altre, tipo c'è, vabbè, si può dire Gardaland, si può dire. A Gardaland c'è o a Mirabilandia, così tanto non credo ci siano molti altri, sì, sono pochi, sì, non c'è, sì. L'Olandia non considero tra le, però c'è qualcosa lì che va su e giù di colpo, sì. Che vabbè, a Gardaland c'è questa roba qua che ci sono tre stacchi, tre curve che partono dall'alto, vanno a testa in giù, ecco l'altezza e la velocità. Il blu tornado quello, no? No, il blu tornado quando sei con le gambe pentite. Diciamo la velocità e l'altezza separate le gestisco benissimo. Insieme no. L'Oblivion che sale e poi scende in picchiato a 90 gradi, quello se non ti lo mando fai, a 300 mai. All'ora su una Ferrari va bene, dritta, sì. Se ti mando a 300 all'ora giù da un dirupo non va bene. Vabbè, se sono macchine è tutto un altro discorso, okay. Però la macchina si che è già a 180 su quelle macchine lì fa effetto, devo dire. Ehi, quelle macchine veloci, ho fatto, una volta ho fatto un giro con Fisichella sul tracciato di Valencia con una Ferrari GT qualcosa, quella che fa la Coppa Ferrari, esiste una Coppa che si chiama Coppa Ferrari, nei box andava 80 all'ora, io ho detto, però va questa macchina, quando ha superato il limitatore dei box, io non ho più visto niente, sono rimasto spiaccicato sul sedile, vedevo ogni tanto dell'asfalto davanti a me, ma non so come lo faccio, e poi sbagliava apposta le curve per farmi gli scherzi, penso, sì. Fabri Fibra con Negramaro fino al giorno nuovo, e ogni giorno che sia nuovo noi siamo qui a raccontarvi tutto ciò che è Milano, città metropolitana, le notizie, l'almanacco, il computer di Masieri che è ripartito, esatto, giusto, quindi possiamo leggere tutto quello che vogliamo. Allora, abbiamo sfatato questo mito che non abbiamo i giornali cartacei qua davanti. Io a volte faccio sentire rumori di fogli dicendo che ho il giornale. Fiorello, quella è una fake news. Fiorello stampa le prime pagine, stampa le pagine. Ah, ok. E per farle vedere. Ah, ecco, bene. Perché lui, cioè... È fake news se io stampo un giornale vero e dico, cioè, leggo dal sito ma dico che ho il giornale in mano. Non è fake news. Allora, sostanzialmente sì, prima diffusa, inizia domani la rassegna fino chiaramente al 7 giorno della prima effettiva, il tetto della scala, ricordiamo. Bello, posso dire che però dobbiamo sempre esagerare in tutto.
Allora, la prima diffusa io la trovo fighissima come idea. Cos'è la prima diffusa? Raccontiamo, spieghiamolo. La prima diffusa è il momento in cui c'è la prima effettiva alla scala e in 35 posti diversi, in questo caso, sì, alle 18 in contemporanea, ci sono appunto le proiezioni in giro per la città, okay, in maniera che tutti possano vedere il Don... no. Il Don Giovanni? No, no, il Don Carlo. Il Don Carlo, il Don Carlo. Ad esempio, Teatro Guanella, facciamo il nome di un teatro che conosciamo, amici nostri, come dice, è un posto dove ci sarà la... Anche nelle carceri. Anche nelle carceri, no, ma è bellissima, è una grandissima figata. Casa d'accoglienza Iannacci, infatti, Viale bellissimo, Ortes. Bellissimo. Ma mo che partiamo il 1° dicembre, con altre robe legate alla prima diffusa, basta, dai, cioè... Però... Una rassegna particolarmente lunga, forse pomposa, no? Eh sì, ma insomma è per perdere significato. Io continuo a dire che continuiamo a fare troppe cose e poi facciamo perdere significato le cose importanti. Vabbè, noi chiaramente sì, tantissimo. No, ormai l'abbiamo detto. Diciamo, detto, esatto. Andate a vedere, noi facciamo la rassegna stampa. Andate a vedere le primine diffuse, sono quelle che vengono prime. Veramente antipatico. Ho capito. La prima diffusa, una rassegna, anche io credevo fosse il giorno stesso. È ovvio. E basta. Invece una rassegna no, lunga. Invece tanto. Poi, allora, sappiamo che Renato Saccone, prefetto di Milano, lascerà il suo posto per perché andrà in pensione. In pensione. Almeno lui ci va. Come dire. Saluto tutti quelli che non riescono ad andare in pensione. È difficile che nell'amministrazione, perché che non è amministrazione, ma No. Però che ci sia qualcuno. Va in pensione. No, sì, no, se vanno è solo perché c'è. Cioè, sì. Perché esatto. Quindi, dopo 5 anni si tirano un po' le somme. C'è una bellissima intervista che ho letto nel corso delle pause, sì, sul Corriere della Sera Milano, che mi invito a recuperare. Oh, bravi colleghi del Corriere. Dice: leggo un virgolettato appunto di Renato Saccone, più pattuglie in strada contro scippi e rapine e la droga è un problema strutturale. Sostanzialmente il bilancio di questi 5 anni dice: fiero di aver restituito alla città il boschetto di Rogoredo, era un mercato di spaccio e di morte, e per i residenti fa un appello: chiamate il 112 invece di pensare a fare un video per i social. Ecco, questa ultima frase è fondamentale secondo me per il tipo di per il problema, sì, di criminalità a Milano, perché questo poi chiaramente ha tutto un effetto sulla percezione. Ovvio. Che è il grande discorso che poi si affronta. No, ma sempre. Complimenti al prefetto per questa, all'ex prefetto ormai, anzi, all'ex prefetto, per questa frase. Può un video di 10 secondi dare la cifra della realtà? Infatti, no. Si conclude. Ah no, pensavo fosse una domanda, no, scusa. Si conclude l'intervista e quindi recuperatela adesso, non leggiamo di più. Va bene. Vabbè, grazie di quello del lavoro svolto, allora direi. Peccato. A questo punto mi dovrebbe dire che se ne va, visto che è una bellissima... Perché le cose migliori dicono quando se ne vanno? Sempre così, cioè, le cose migliori dicono quando... Ma poi ci sono anche un sacco di numeri, perché lui si dice che sia fissato con i numeri. No, dopo li leggiamo, dopo leggimi tutti i numeri, che anch'io sono fissato con i numeri, mi piacciono, mi interessano, così rendiamo bene l'idea sul tema. Adesso invece è Lizzo, About Damn Time. È circa su questi tempi dannati. Ah, about them time, no? Come about, sì, riguardo a questi tempi dannati, diciamo così, il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato qui su Crystal Radio, che era Lizzo, che finisce con un bitch che era per te. Cos'è? Bitch, non posso dire, è un strozzetto. Ok, avevo capito. Mamma mia, che fastidio quelli. No, anche gli italiani che storpiano talmente tanto che non si capiscono le parole. No, era una sorta di beep bippato. Cioè, una parola ce la bippavo un po'. Come in radio quando passano le canzoni, si abbassa. Non si sente niente, sì, si abbassa solo la voce. Un po' così. Comunque, appunto, stavamo leggendo l'intervista a Renato Saccone, praticamente ex prefetto di Milano, pronto alla pensione. Ogni notte in strada, ed è così da quasi un anno, dice: ci sono 44 pattuglie delle forze dell'ordine. Magari. Con tutti i numeri che avevano. Cioè, togliene una. Ma puoi metterne 44? Perché? Come i gatti, guarda, in fila per sé con questi due. Cioè, adesso, dai. Anzi. Di che sono 43, di che sono 45. Tu dici che sono poche. Ma non, anche lì, allora, cioè, ti dico la verità, allora, così a naso mi sembrano poche. Però anche lì vai a capire cosa vuol dire. Non lo so cosa vuol dire. Mi sembrano poche su un territorio vasto, però neanche così immenso come la città di Milano. Però 44, se su ci pensi, 1.400.000 abitanti, mi sembrano poche.
Però mi sembra, non lo so. Sì, su 1.400.000, ok, però sul territorio non sembrano poi così poche, 44. Non lo so, i municipi sono 9. Capito, poi ne metti, non lo so, queste sono quelle notizie che non sono comprensibili da noi, gente comune, gente normale, gente che non dà il portale, non lo so. Vabbè, comunque, ma è fatto. Secondo voi, 331-78-53-555, sono tante o sono poche 44 pattuglie solo di notte? Solo di notte? Solo di notte, ogni notte in strada, notte da in quasi strada, un anno, alcune in più rispetto a un obiettivo già molto difficile da raggiungere che avevano in passato, ossia di 40 pattuglie. Cosa vuol dire? Che da sotto 40, e l'obiettivo era 40, adesso sono arrivati addirittura a 44, quindi evidentemente sarà un numero giusto, immagino. Ma non so, ci hanno fatto un disco pure. 44 gatti, ah, Poi si parla delle occupazioni delle case abusive popolari, che non erano un'emergenza ma un fatto strutturale e come tale andava affrontato. Dice: in questi anni gli sgomberi sono stati quasi 5.000, mm-hmm, di cui quasi 1.000 programmati. Sì. Posso aggiungere, Saccone, mi spiace per una cosa: il problema delle case occupate non è lo sgombero, è che una volta che è vuota, che se noi la lasciamo vuota, si rioccupa nel giro di 24-12 ore, cioè, 24-48, no, 24-12 ore, cioè, entro la sera, cioè lo sgomberate la mattina, se non si fa un lavoro, che non vuol dire mettere la placca di piombo alla porta, perché vabbè, quella ritarda solo di una giornata in più di lavoro che viene dato a chi di mestiere fa quella roba lì, perché poi ricordiamo sempre, ci sono occupazioni e occupazioni, la famiglia disperata che occupa è un problema sociale e non criminale. Il racket delle occupazioni è invece un problema criminale e non sociale. Scusa. No, sono d'accordo. Bene, ma... no, non so, oltre questo non... No, è vero. No, quindi è va vero, bene, gli sgomberi va bene, fateli pure, non è un problema. Ma forse prima di sgomberare bisognerebbe capire cosa fare di quelle case, secondo anche capire appunto come mai ci sono queste occupazioni. Esatto, e quindi... recuperate l'intervista su Corriere della Sera, sì, all'ex prefetto Saccone. Poi ieri probabilmente l'avete visto tutti, perché se bazzicate i social, banalmente se seguite anche solo il sindaco, inaugurato all'Istituto Europeo di Oncologia il Proton Center in cui si farà la protonterapia, che è sostanzialmente un metodo di cura innovativo che permette di curare diversi tipi di tumori con i protoni. Sottolineo che l'ANSA, c'è un piccolo refuso nell'ANSA, sto parlando dell'ANSA, sì? In cui al posto di tumori hanno scritto timori. Ah, ok. mi spiace sottolinearlo, però c'è questo piccolo refuso abbastanza importante. Risolve dai tumori, non dai timori. Esatto. Ed è il primo in Italia. L'ANSA dice curerà circa 450 pazienti all'anno. Se andiamo su delle testate, per esempio su Milano Today, si parla di 800 pazienti all'anno. Beh, dai, non male. Farei una media? Ma è come quando ci sono le manifestazioni in piazza, per gli organizzatori 10.000, per la questura 3. Cioè, così, no? Funziona, vabbè. Poi continuiamo. Sì. Dichiarazione di Bertolaso, diciamo perché. Ah, no, perché pensavo di Bertinotti. No. Bertolaso. Ogni tanto è ospite da qualche parte, ah, okay. Ma non, sempre il solito stile, un po' come Giorgio Armani, non cambia mai. Non so se sarà contento. Vorrei chiamare Bertinotti e chiedergli se è contento di questo tuo. Ma secondo me sì. Insomma. Lo stile è sempre quello. Ma insomma, sì, dai, scusa, Giorgio Armani è un milanese che ha fatto di Milano un vanto nel mondo. Quindi, no, ma secondo me. Potrebbe essere contento. Sì, ma solo per quanto riguarda lo stile, okay. Cioè uno dolce vita e l'altro la maglietta nera. Sì. Basta, perché uno c'è solamente la maglietta nera, non è che c'è altro. Maglietta nera e i pantaloni neri, non è che okay. E l'altro. Bertinotti c'è ancora. Il portocchiali c'è ancora, questo lo sapevo. Certo, ok, certo, ce l'ha ancora. Va bene. Bertolaso, quindi cosa dice? Ricordiamo, appunto lo citiamo perché è assessore al welfare di Regione Lombardia, però cittadino romano. Sì. Che appunto si sente umiliato da romano per quanto riguarda la vicenda Expo 2030. Neanche un aborigeno avrebbe votato Roma, ha commentato Bertolaso a margine dell'inaugurazione del Proton Center. La più bella città del mondo, che è stata ridotta come una discarica a cielo aperto e nessuno che chiede scuse, eccetera, eccetera. Mentre c'era Sala presente lì, sì, e ha chiaramente elogiato il suo lavoro quando lui era il capo della protezione civile per Expo 2015. Ok. Mi chiedo se nella frase nemmeno un aborigeno avrebbe votato per Roma, non c'è
un po' di razzismo anche in quella frase, così. Io l'ho ripetuta testuale. Un po' latente, diciamo, anzi ben poco latente. Oggi è giovedì. Quindi giovedì si parla di giovedì, teatro. Esatto, con Tamara Malleo. Buongiorno Tamara. Buongiorno Lorenzo, buongiorno Fabio. Grazie per portarci il sole questa mattina, anche se piove. Piove ancora? Quindi... Sì, piove ancora. Noi chiusi qua dentro non vediamo, ma credo che piova ancora, sì. Piove ancora, ma voi portate sempre il sole e quindi ci portate sempre una luminosità che ci accompagnerà per tutta la giornata. Ma nel nostro sole c'è un raggio speciale, quel raggio è certo. Tamara Malleo. Adesso non so, ve lo dovrete dire dopo che avremo raccontato i 3 appuntamenti di questa settimana. Voglio partire con un appuntamento che secondo me a Lorenzo non dispiacerà, perché io ho questa missione, no? Portare Lorenzo a teatro mangiando, quindi cerchiamo di fare questa cosa qua. E allora vi propongo per la prossima settimana, il 7 e l'8, arriva Blue Note, che è appunto questo locale famosissimo, certo, di Milano, sì, sì, in zona Isola, quindi raggiungibile sia con la metropolitana Lilla che con la metropolitana Verde fermata Gioia, che è quella più vicina al locale. Drusilla Foer, che è una performer che io ho visto dal vivo qualche anno fa, prima che diventasse così conosciuta e più attraverso Sanremo, attraverso i programmi che ha fatto su Rai 1, ed è una performer meravigliosa perché canta, balla, fa appunto dei monologhi molto interessanti all'interno di questa narrazione che lei costruisce attraverso appunto le canzoni. In questo caso presenta il suo nuovo disco e come sapete al Blue Note si può anche mangiare, certo, ascoltando, sì, 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 gli artisti e le artiste che si propongono in scena, e di conseguenza possiamo mettere insieme queste due cose, quindi... Allora, il Blue Note è una di quelle cose che ho in lista da un sacco di tempo perché mi piacerebbe andarci una sera. Sì. Peraltro hanno una programmazione molto interessante con concerti blues, jazz, adesso fanno molto gospel nel periodo natalizio, quindi ci sono tantissime proposte e quindi insomma... E c'è anche da sfatare un mito, non è... Cioè, ah no, è carissimo, non dipende, no, cioè nel senso dipende da cosa tu vuoi vedere, quando, come, in che modalità, cioè non è... C'hanno anche delle offerte, infatti, brava Tami, degli orari un po', diciamo così, in seconda serata, per esempio loro fanno anche dei concerti in seconda serata alle 22:30 e quindi c'è anche insomma delle possibilità, delle offerte last minute, insomma propongono delle possibilità a cui tutti possiamo accedere, diciamo così, una volta. Adesso non è che magari non tutte le settimane, però direi che qualche volta si può fare, ci si può fare un regalo anche per Natale. Poi invece parliamo di un teatro di cui non abbiamo ancora parlato, cioè l'Elfo Puccini, che si trova in zona centralissima, Corso Buenos Aires, quindi si raggiunge con la metropolitana rossa fermata Lima o Porta Venezia, diciamo che è abbastanza vicino ad entrambe. Puoi fare anche la passeggiata volendo. Sì, esatto. L'Elfo Puccini ha una storia incredibile legata a Milano, quest'anno festeggia i 50 anni, prima era nella sede di Via Menotti, poi si è trasferita in quella di Corso Buenos Aires, adesso ha più sale a disposizione in una programmazione veramente molto varia, passa... diciamo la tradizione del teatro Elfo Puccino e della sua storia è legata alla compagnia del teatro Elfo Puccino guidata da Elio De Capitani e Ferdinando Bruni, con un gruppo di attrici e attori che ruotano appunto intorno alla compagnia che passa da Shakespeare agli attori contemporanei. Adesso noi vi parliamo di una compagnia che diciamo così è legata in qualche modo al teatro Elfo Puccini, che è la compagnia Febe Zeitgeist, che è una compagnia indipendente che in qualche modo però ha avuto sempre uno spazio nel Teatro Elfo Puccini, che la prossima settimana dal 5 al 10 sarà in scena appunto al Teatro Elfo Puccini con lo spettacolo, ve lo dico precisamente perché se no io e l'inglese non andiamo molto d'accordo, Loveless Bleeding, che è un testo di Don DeLillo, che è uno scrittore che tutti noi conosciamo per i suoi numerosi lavori, ma è anche un drammaturgo. Uh-huh. E questo testo, che è stato edito nel 2006, viene portato per la prima volta in Italia ed è una storia molto, diciamo così, complessa e anche molto difficile, molto dolorosa, perché al centro di questa storia c'è Alex, che è ridotto all'infermità silenziosa da 2 ictus, e intorno a lui ruotano 3 figure, che sono quelle del figlio, quella della seconda moglie e quella dell'attuale compagna. La compagnia Febe Zeitgeist lavora su tematiche molto disturbanti, portando in scena il disagio emotivo, mentale,
lavorando moltissimo sui suoni, su anche delle immagini molto disturbanti, però devo dirvi che è un lavoro molto profondo e molto attento e, diciamo così, ad impatto può essere molto difficile entrare dentro il mondo di questa compagnia, però una volta che si entra ti restituisce una profondità di sguardo incredibile. Quindi ve lo consiglio anche se, diciamo, all'inizio può essere complicato rapportarsi, però a volte il teatro ti mette in difficoltà, è quello un po' il bello anche del teatro, In metterti in discussione difficoltà. ti mette anche un po', quindi sì, ci Sì, sta. nel senso Bello, che ti fa uscire bello, dalla tua comfort bello. Brava, zone e ti brava. fa entrare dentro altre Infatti, e dinamiche. magari scopri che poi ci sono altre zone che ti può piacere ogni tanto vivere, quindi perché no? Sì, Perché no? esatto. Perché no? E poi, come terzo appuntamento, invece, vi racconto una cosa interessante, nel senso che vi racconto di una mostra legata al teatro en plein air, cioè una mostra che sarà, diciamo, sarà possibile vedere dal 2 dicembre al 30 dicembre in Corso Venezia, quindi anche questo raggiungibile con la metropolitana fermata a Palestro. Fermata la metropolitana rossa, e stiamo parlando della mostra di Laila Pozzo, che è una fotografa bravissima, specializzata in ritratti di scena legati al teatro, in particolare in questo caso alla storia del teatro Elfu Puccini. E questa mostra si chiama Break a Leg, perché sappiamo che, diciamo così, è un po' come in inglese, è un po' rompiti una gamba, che è un po' come un in bocca al lupo, diciamo così, in scena a teatro. E lei cosa fa? Fa delle foto poco prima di entrare in scena ai protagonisti o alle protagoniste. Questo significa che racconta quel momento in cui l'attore e l'attrice sono ancora attori e attrici, ma sono già quasi personaggi. Quindi è un momento un po' particolare. Le sue foto sono molto, raccontano molto di quello che è la storia del teatro. E in questo caso, il 2 dicembre alle 15:30, davanti appunto in Corso Venezia, all'altezza del Museo di Storia Naturale, è possibile partecipare all'inaugurazione di questa mostra con i protagonisti di queste foto, quindi attori e attrici del Teatro Elfu Puccini, e con Laila Pozzo, che appunto è l'autrice di questa mostra fotografica. Però in questo caso la fotografia è molto legata al teatro, perché lei è una bravissima, ha fatto anche una foto a me facendo dei miracoli, Oh, però è una adesso vogliamo bravissima. vederla questa foto. Ah, no, adesso vogliamo vederla questa Ve la foto faremo qui, eh. vedere, Eh ve la sì. farò vedere la prossima volta, però è una fotografa riesce a cogliere l'istante in cui tu sei dentro una storia ed è una qualità Wow. grandissima. Beh sì, insomma, è una grande qualità, soprattutto poi quando fai il fotografo, se hai questa qualità sei davvero un grande fotografo o una grande fotografa come in questo caso. Quindi complimenti Tamara, grazie per questi consigli che ci hai Grazie a dato voi. oggi, davvero. Che si allontanano perché tutti gli occhi saranno puntati su un altro teatro settimana Sì, prossima. infatti. E invece ricordiamo che non esiste solo quello, Esatto. E cioè che ce ne non sono esiste tanti solo. altri. No, esiste questo, è certamente un grande evento per Milano, però diciamo che si può raccontare il teatro attraverso tante Infatti, storie diverse. diciamo che non ha bisogno che noi raccontiamo quella roba, cioè, c'è già chi ci va a prescindere, quindi insomma, come dire, anzi, noi vi diamo Sì. altre idee che Ma non magari potrebbero. Mattarella. Ma non Mattarella, ah, Ricordiamo non ufficiale Mattarella. allora, Sì, è è ufficiale, ufficiale che ma. non ci va. Ok, va bene. Va bene, Tamara, grazie mille allora, anche per Grazie a voi, oggi. ragazzi. Ricordaci dove possiamo approfondire la tua conoscenza e la conoscenza del teatro, grazie a te. Allora, grazie come sempre. E allora, Teatromania la potete seguirla il venerdì dalle 16:45 alle 18 su Milanao, canale 191 del digitale, e in replica, diciamo così, con un piccolo riassunto, il lunedì su Antenna 3 alle 23:30, canale 11. Ok, Teatromania. Se invece Teatromania. siete affetti dalla Tamara Mania, invece tutti i giovedì qui su Grazie a voi. Cristian Radio, Gondolone Milano, dopo le 8 siamo qua a raccontare il teatro grazie alla puntuale presenza di Tamara Malleo. Grazie Grazie a voi, mille ragazzi. Tamara, buona giornata. Grazie Fabio. Ciao, buona Ci settimana. sentiamo a Sant'Ambrogio però, giusto? Certo, con So che grandi non, proposte, con grandi infatti, so proposte che non sarai a alternative. Milano, ma che ci sentiamo comunque. Va bene, Certo. oh, sono contento, sono contento. Buona settimana, Tamara. Ciao, Ciao, ciao. ciao, ciao, ciao. È arrivato il momento dell'ospite di oggi, Esatto. che do la parola a Lorenzo Masieri per la presentazione. Ultima mezz'ora insieme, come sempre, a mezz'ora dell'ospite. Siamo con Simone Negri, consigliere di Regione Lombardia. Buongiorno.
Buongiorno, grazie per l'invito. Grazie a lei per essersi collegato con noi. Chiaramente volevamo pa parlare un po' di trasporto in questi giorni in cui non si fa altro che parlare chiaramente di Trenord. Consigliere, ci vuole spiegare un po' cosa è successo? Altri 10 anni, cosa è Oh, successo? 10 anni di sicurezza, quindi, giusto o no? Assessore, 10 anni Capiamo, di servizio al consigliere, consigliere. top. Beh, insomma, la fotografia che si potrebbe fare di Trenord è impietosa. Proprio 2 giorni fa c'era un bell'articolo in cui veniva raccontato il calvario di tanti pendolari che utilizzano la linea Milano-Mortara, che è sicuramente la linea peggiore della Lombardia, però è una delle 5 linee peggiori d'Italia. Se andate a vedere il rapporto pendolari a 2023, ma anche quelli precedenti, emerge come una delle linee lombarde che dovrebbe essere strategiche e collegare ambiti diversi della Lombardia, la Lomellina, il Pavese, Vigevano, eccetera, sia in realtà una delle peggiori linee a livello italiano. Credo che sia la fotografia più emblematica di un servizio ferroviario regionale, quantomeno traballante, che ha delle criticità enormi, e ciò nonostante la Giunta Fontana ha deciso di rinnovare per altri 10 anni senza gara, Perché è quello poi anche. contratto di servizio a Trenord. E questa credo sia una decisione che ci condizionerà tantissimo, eh. Però, consigliere, le faccio una domanda subito così. Allora, senza gara è stato dato a Trenord l'allungamento appunto di questo contratto di 10 anni. Ma se si fosse fatta una gara, secondo lei ci sono degli attori interessati a prendersi in mano tutta sta patata bollente? Perché questa è la domanda che ci facciamo in molti. E soprattutto, facciamo con una gara, vince qualcun altro. Quanti anni ci vogliono per una transizione da Trenord a un altro ente? Domanda giustissima, infatti io credo che le premesse per un affidamento diretto, visto le condizioni da cui siamo partiti, ci fossero, nel senso che la legge lo permette. C'è ovviamente il grandissimo tema dei lavoratori, anche nell'ottica delle gare bisogna costruire un modello per cui da un lato in caso di passaggio i lavoratori devono essere tutelati pienamente e dall'altro anche bisognava dare la possibilità a Trenord di essere competitiva e di potersi presentare lei stessa alla gara che Regione avrebbe dovuto indire. C'è da dire che i principi comunitari sono chiari, principi comunitari, ma la stessa legge 6 regionale del 2012 indicano la gara come via maestra per l'affidamento dei servizi. Si è arrivati assolutamente non pronti. È vero che c'è stata la pandemia, ma ci sono già state delle proroghe successive. In questi anni non si è fatto nulla per apparecchiare la tavola per preparare questa gara e ne stiamo pagando le conseguenze e ne pagheremo a maggior ragione in seguito. Sull'appetibilità, l'appetibilità c'è, nel senso che se non c'è l'appetibilità del servizio ferroviario regionale, che è la principale Regione d'Italia con Milano, credo che ci sia, con gli aeroporti per dire, no? C'è anche un progetto, questo sì, importante di sviluppo della rete, ad esempio verso Orio il Serio. Insomma, ci sono poi margini di miglioramento enormi che fino ad oggi non sono stati esplorati. Quindi, dal punto di vista dell'appetibilità, sicuramente c'è, anche perché. Ci tengo a sottolinearlo, non è che la Regione Lombardia affida per 10 anni il servizio Trenord alle medesime condizioni. No, lo affida da un lato prevedendo sulla carta un aumento dei servizi nell'ottica del 20%, servizi che però saranno forse da realizzare negli anni successivi, e parallelamente però pagando fin da subito un corrispettivo fisso che è di 97 milioni di euro superiore a quello che Trenord percepiva prima dalla regione. Quindi voglio dire, non mi pare che a Trenord vada così male, non siamo in una dinamica sicuramente non di concorrenza, ma neanche di rischio di impresa particolarmente accentuato, ecco. Ma infatti, consigliere, lei ha scritto sui social chi non vorrebbe essere Trenord e fa alla fine un paragone molto chiaro. Lo leggo velocemente: è come se Trenord fosse un'impresa che opera nel vostro condominio. Sarebbe incredibile, sarebbe come se a fronte di un servizio fatto di ritardi, mancanze, rendimento scadente, il vostro amministratore decidesse di rinnovare l'incarico per altri 10 anni con nessun'altra Sì, offerta valutata. sì, È sì, sì, sì. sostanzialmente questo, che magari è ancora un po' più comprensibile. Eh sì, ma proprio così, ma soprattutto io poi, consigliere, io gli voglio bene a consiglieri come Simone Negri, perché sono anche ex sindaci, no? Quindi sanno cosa vuol dire. Ma un altro ex sindaco è anche il presidente della regione, cioè non siete riusciti tra ex sindaci a trovare una quadra? Allora, la dico grossa, io non ho idea fino a che punto il presidente di regione abbia contezza
della vicenda di Trenord, presidente di regione, gli assessori che sono della partita, nel senso Ma perché non che prendono il treno o perché non mi faccio capire? no, un po' tutte e due, secondo me anche perché, ed è uno dei temi principali che stiamo affrontando in questo primo anno di legislatura regionale, almeno per quello che mi riguarda il nuovo mandato, è che ci pare che manchi la visione, ci pare che manchi qualcuno che complessivamente ha in mente dove si sta andando, no? Si procede, come dicevi te, come diceva, dice, ci diamo del lei o del tu, non lo Come so, vuoi. come dicevi te giustamente. Avendo anche fatto il sindaco, in un comune qualsiasi mi sarei aspettato che a fronte di questa mole di contratto per 10 anni, alla fine sono quasi 6 miliardi di euro, quindi non è che parliamo di noccioline, no? Io mi sarei aspettato anche dal punto di vista estetico una presentazione di quello che si andava a fare di ben altro impatto, cioè in un comune l'avremmo comunque condita con uno studio fatto dal Politecnico, no? Da qualche esperto che anche facesse intuire che quello che stavamo facendo aveva solide basi, che tra l'altro c'era una c'era di fronte a una prospettiva di sviluppo. Chiaro, chiaro. Però... No, è stato fatto come un passaggio burocratico Ok. qualsiasi, no? E questo ti dice di quanto manchi un po' la visione anche sul, non solo sui treni, ma sul trasporto pubblico in Ecco, generale. mi ha dato un assist, consigliere, perché Trenord però lamenta una cosa da sua parte. Dice, noi, perché se non sbaglio mi dica lei, Trenord ci mette i treni, giusto? I treni sono i Trenord e il personale che gestisce i treni e li fa andare avanti e indietro. Servizio. Ok, perfetto. Le Le infrastrutture infrastrutture. non sono in Trenord e Trenord si lamenta a dire noi lo faremo anche il servizio svizzero per intenderci, ma è colpa delle Lo vediamo anche infrastrutture. con gli scioperi, che si dice sempre il servizio, i Mi nostri fa i nostri, addetti, ah no, non fanno ma chi però, gestisce le quindi infrastrutture? com'è sta storia? Cioè, chi è che alla fine fa il peccato originale qua? Allora, è chiaro che la rete ha delle responsabilità, la rete è in gran parte, salvo 200 qualcosa chilometri, è di proprietà di RFI, la rete regionale. Però, se andiamo a vedere linea per linea quali sono le determinanti dei disservizi, l'impatto della rete è solo minoritario. Cioè, Trenord, vi faccio un esempio, sta cambiando la flotta dei treni solo negli ultimi mesi, cioè noi abbiamo treni in servizio che hanno la mia età, dell'80, cioè abbiamo treni che hanno 43 anni che sono ancora in servizio, non mi pare sia il massimo per la prima regione d'Italia, no? E poi abbiamo dei problemi strutturali su cui però non è stato ancora messo mano. Voglio fare un esempio. È chiaro che negli orari di punta il nodo di Milano è una questione di assoluto rilievo ed è difficile per tutti da affrontare, però non lo si è fatto. Come dire, sia indietro, guardando indietro che guardando in avanti, ci sono una serie di errori prospettici che stanno minando non solo il servizio regionale, ma proprio tutto il trasporto pubblico. Vi faccio un esempio. Noi crediamo che sia una follia andare oggi ad investire 400 milioni di risorse pubbliche per i treni ad idrogeno sulla tratta Brescia-Iseo-Edolo, Ok. che è un servizio ovviamente anche poi di montagna, quindi anche importante, però che sposta quotidianamente 5.000 persone e che a seguito dell'introduzione del treno ad idrogeno su una rete marcia, e lo dicono i periti che la rete è marciscente, quindi su una rotaia che sarebbe da ribaltare, da rifare completamente, ma questo non è nei radar. Ecco, dopo l'avvento del treno ad idrogeno sposterà ancora 5.000 persone. Allora, qual è il contributo? Tra parentesi, con un aggravio di spesa corrente di circa 24 milioni di euro in più all'anno, no? 24 milioni di euro in più che andranno sottratte ovviamente alle risorse complessive del trasporto pubblico. È un Chiarissimo. problema. Chiarissimo, allora, consigliere, la teniamo ancora un attimo qua. Prima però ci prendiamo un treno, perché, beh, Ah, sì. ecco. Ci prendiamo un Bella, treno il tutti insieme, gancio. un treno che porta a destinazione Paradiso con Gianluca Grignani.
Paradiso Città, chissà se mai avremo questo treno che ci porta a Paradiso Città, Sicuramente perché gestito da Grignani. Trenord. Ah, Non no, so se sarà mai così. perché per Grignani era l'ultimo Ah, treno, ok, no, beh, chiaramente. anche Diciamo per l'ultimo molti treno. pendolari che solcano la Lombardia è sempre l'ultimo treno, o meglio, l'ultimo treno è quello che si perde ogni volta. Allora abbiamo il consigliere Simone Negri in collegamento con noi, consigliere regionale, stavamo parlando di trasporto, Stiamo parlando abbiamo di. pochi minuti, ma so che c'è un tema che ti interessa. Sì, poi parliamo un attimino di soldi, però noi facciamo rassegna stampa e praticamente ciclicamente ogni settimana una notizia, due, tre sulla metro tranvia di Rimbiate la troviamo sempre, esattamente come il prolungamento dell'M1. Ci vuole aggiornare un po' questi soldi, visto che se ne parla sempre, arrivano, non arrivano? Consigliere, cosa ci dice? Fino a qualche giorno fa avrei detto arrivano perché c'è stata una violenta polemica nei giorni scorsi con il ministro Salvini che ha risposto direttamente a noi del gruppo regionale PD dicendo che non sapevamo leggere la manovra 2024 e che i soldi ci sarebbero stati. In realtà una serie di comunicati isterici uno dietro l'altro ci hanno fatto capire che era intenzione del ministro reperire le risorse per il prolungamento dell'M1 agli Olmi e per la metro tranvia Limbiate addirittura dalla manovra 2023, quindi a novembre si utilizzano soldi stanziati non si sa per cosa per la manovra 2023. Salvini ha detto c'è un decreto urgente in stesura che verrà emanato nelle prossime ore con cui stanzieremo questi 200 e rotti milioni di euro per coprire gli extra costi di queste due opere che i milanesi non solo attendono da tempo. Bene, ad oggi però non sappiamo dove sia finito il decreto. Questa cosa ci preoccupa un po', nel senso che sembrava cosa fatta, c'era anche un comunicato ufficiale del MIT, però per quanto ne sappiamo noi il decreto non è stato ancora pubblicato. È vero che passa un po' di tempo, ci sono i controlli, le ragionerie e via discorrendo, ma considerato che non sarebbe la prima volta che le promesse di Salvini poi si rivelano vane, qualche preoccupazione, insomma, ce l'abbiamo, mentre va avanti alla grandissima il ponte sullo stretto, cioè questo tema che crea fibrillazione in tutta Italia, no? Ci sono opere qua in Lombardia, a Milano, a cui mancano, tra virgolette, poche risorse per poter partire proprio per la questione degli extracosti, ma abbiamo progetti già definiti e sappiamo quale sarà l'impatto sul territorio, invece si pensa di destinare 11,63 miliardi di euro per il ponte dello stretto nel 2033. Sì, quei soldi lì sul del Ponte dello Stretto bisogna Sì, capire. facciamo il ponte sul lago di Edolo, così ci facciamo passare i treni ad Tra l'altro idrogeno, ricordiamo siamo anche tutti insieme, gli facciamo. extra costi, ieri il sindaco. Dobbiamo fare il nuovo ponte tra Paderno Dada e Calusco per i treni, che è un tema invece importante, collegamento Bergamo, Milano-Bergamo, Bergamo-Milano, come volete. Eh sì, no, sappiamo che è un tema molto, molto importante quello e spesso e volentieri vediamo che anche lì la linea, insomma, zoppica un pochino spesso e volentieri. Consigliere, la dobbiamo salutare, siamo arrivati alla fine in realtà, quindi io la ringrazio per quello che ci ha raccontato. Ci sarebbero tanti altri temi, su tutti uno che mi incuriosiva, il fatto che arrivano adesso 28 milioni di euro a Regione Lombardia, che tra l'altro ho pensato non è che ne siano neanche tantissimi, cioè 28 No, milioni non è che ci fate chissà prima ho quanto. detto un sacco perché Sì, no, beh, dirlo per noi così. sono tanti, per una regione forse pochi, ma soprattutto di questi 28, 18 vengono, ce li prendiamo noi di Milano, però. Sì, allora il fatto che i 18 arrivino a Milano è normale perché sono i criteri di ripartizione in virtù dei costi standard che hanno le varie Ok. agenzie del TPL. Però avete detto bene, cioè, il trasporto pubblico locale in realtà vive di 670 ormai milioni di euro. E è in difficoltà perché mancavano diversi soldi. Queste maggiori risorse sono regionali solo per 3 milioni, perché in Ok. realtà lo Stato ha stanziato 32 milioni come saldo rispetto al Fondo Nazionale Trasporti. Quindi è inutile che l'assessore Lucente si vanti di aver distribuito risorse alle varie agenzie del TPR. A parte che facendo l'amministratore pubblico, facendolo a novembre, impedisci qualsiasi tipo di programmazione lungo l'anno, no? Cioè, adesso non è Chiaro. che gli si dà i soldi per fare i servizi a Natale. E poi il tema è che sono soldi dello Stato, anzi, c'è un piccolo giallo anche qua perché in realtà arrivano 32 milioni, Regioni Lombardia dei 32 ne stanzia le agenzie 24 più 3 che dice sono
soldi nostri per fare il beau geste e far vedere che ci mette un pezzettino anche lei, però 8 milioni di quelli che arrivano rimangono alla regione, non sappiamo come mai. Ah, ok. Vabbè, allora indagheremo anche su questo, meglio ci dirà lei se trova questi 8 milioni da qualche parte in giro lì, ci dica per cosa vengono utilizzati, va bene, grazie. Grazie mille al consigliere Negri. Grazie allora. Consigliere. Grazie a voi, buona giornata, buon lavoro. Buon lavoro al consigliere, continuiamo con un po' di musica perché adesso è il momento di Carl Brave con Lieto Fine, sempre alle 8.52 minuti, giovedì 30 novembre, qui su Crystal Radio. Good morning Milano.